Vanno bene. Va benissimo, approviamo. Ma mettiamo un po' di musica. Radio Perbacco di nuovo in onda, Radio Roma Futura. E sono usciti, Luca, tanti siti negli ultimi anni che vendono vino. Ma parecchi. Vero? Parecchi. Adesso il nostro ospite magari mi dirà qualche... Ci dirà qualche cosina di più. Di diciamo. Più, perché tra i tanti siti che sono usciti che vendono vino, sì, mi sembra che siano un po' tutti orientati allo stesso messaggio, fanno più o meno tutte le stesse cose. Più o meno le stesse cose, e soprattutto fanno prezzi più o meno stracciati, offerte particolari, e giocano su questo. Noi però abbiamo la fortuna di avere qui il fondatore, o il cofondatore, ce lo dirà lui, di un sito che approccia il vino in modo differente. E ce lo facciamo raccontare da lui. In collegamento telefonico Matteo Parisi di vinoaporter.com. Buonasera. Ciao, Matteo. Ciao Matteo, buonasera. Sì, buonasera a tutti, buonasera. Grazie per la tua disponibilità, Matteo. Non so se hai sentito, se eri al telefono, parlavamo con Luca del fatto che sono usciti negli ultimi anni diversi tuoi competitor, credo che si dica così. Sì, assolutamente, assolutamente. Anzi, erano già nati quando noi siamo nati, quindi siamo stati noi a entrare come competitor. Allora siete voi che siete entrati sgomitando in questo mercato? Esatto, esatto. Da quanto tempo, Matteo? Ma guarda, l'offerta vera e propria di Vinaforte è uscita da luglio.
da luglio e da settembre siamo proprio usciti sul mercato, quindi online. La realtà in sé invece è stata creata all'inizio di quest'anno, la società che poi è uscita online a settembre, e ci pensavamo da un po' di anni. Ho capito. Perciò senti, dai, una società nuova, una new entry. Sì, assolutamente, neonata. E vabbè. Senti, vuoi dirci a chi è venuto l'idea? Qual è stata un po' la genesi del sito? Ci racconti un po' il retroscena? Sì, assolutamente. Allora, tutto è partito da una necessità. Da una necessità che avevamo noi tre, che siamo i soci fondatori di Naporté, a quale gruppo se ne è aggiunto un quarto poi in corsa. E la necessità fondamentalmente era quella di avere tanti amici, noi per primi, e avere una passione, un amore in comune che era il vino, ma essere coscienti di non conoscere a fondo il vino e avere quell'ansia nella scelta ogni volta che dovevamo o comprare un vino o portare un vino per una cena. Questa è la necessità dal quale è nato. Okay. Quindi volevamo una realtà che, con domande semplici, con domande che andassero a chiedere delle cose che tutti sanno, quindi abitudini di tutti i giorni gastronomiche, potesse, da quelle domande potesse uscire un risultato che mi dicesse qual è il mio vino ideale. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo diviso il mondo del vino in 13 caratteri, che per noi sono i caratteri del vino, e abbiamo creato un algoritmo, quindi un test, che con 6 domande, quindi 30 secondi di test su vinaporte.com, riesca a portare un consumatore da domande che possono essere: qual è il vino ideale, cosa bevi la mattina quando ti svegli, quindi caffè, spremuta, latte, qual è il tuo gelato preferito, qual è il tuo cioccolato preferito, il frutto preferito. Da queste cose qua noi capiamo con l'algoritmo i gusti, quindi il profilo gustativo della persona, e lo associamo a un carattere del vino. Quindi a questo carattere del vino poi associamo 2 bottiglie che scegliamo nel panorama italiano delle cantine. Allora, fermi tutti, mi scappano o per bacco. Mi scappano una serie di domande. Quindi l'idea nasce dal fatto che a voi soci, a voi amici piaceva il vino, ma non sapevate che tipo o quale vino scegliere, o allo stesso modo avevate difficoltà quando invitati da casa d'amici, insomma in qualche evento, non sapevate quale vino acquistare e perché. Quindi vi siete detti: come risolviamo questo problema? Avete inventato un algoritmo che, con 13 domande, se ho capito bene, sei domande, va a prelevare il gusto di chi risponde a queste domande, e voi rispondete con 2 consigli sotto forma di 2 bottiglie di vino. Esatto, esattamente. Per bacco, un'altra volta. Forte? Sì. Quindi, scusami se te lo chiedo, queste domande che portano poi al vino, chi le ha, diciamo, questo percorso? Questo algoritmo, come è stato strutturato? È stato un percorso lungo, devo dire la verità, più che altro perché la prima volta che abbiamo creato l'algoritmo ci siamo trovati con tantissime domande, perché logicamente il profilo gustativo di una persona è estremamente complesso. Però noi il motto che si trova sul sito, e comunque noi continuiamo a dire, è per cui è stato creato Vino Porté, è per rendere il vino semplice, lasciando la serietà del prodotto vino, assolutamente. Però quindi da questo grandissimo panel, quindi da questo grandissimo insieme di domande, ne abbiamo tirate fuori 6 che potessero andare a mirare esattamente i gusti, il primario, secondario, terziario, i gusti quindi della persona. Ed è per questo che poi siamo riusciti ad arrivare a 6 domande, dall'enormità di domande che si potrebbero fare per capire il profilo gustativo della persona. Vabbè, anche per non farne troppo, perché sennò poi la gente si stanca. Esatto. Noi volevamo restare sotto il minuto nel rispondere alle domande, e più o meno noi adesso siamo a una 10.000 test fatti, ce ne aspettavamo 3.500 dai nostri piani, abbiamo fatti già 10.000 persone sono affidate a Vino Porté per fare il test, e la media è di 30-40 secondi per fare tutto il test. Allora, intanto ammiro tantissimo l'idea.
Cioè, perché comunque sia esce fuori un po' dagli schemi, no? Che abbiamo detto all'inizio. Perché i siti ce ne sono tanti, fatti da, dietro al sito sicuramente ci sono dei professionisti, però non hanno nessuno avuto l'idea che avete avuto voi, perciò vi faccio i miei complimenti. Qualche dubbio non ti nascondo che ce l'ho, perché ovviamente sono un po' idiota, però no, non è neanche facile modellare, consigliare due vini su un processo di conoscenza basato con altre domande. Anche perché c'è un discorso, credo, da fare, che tu devi poi impostare le caratteristiche dei vini che avete all'interno delle risposte del che potete dare. Perciò dovete fare comunque a monte un lavoro importante. Assolutamente, ed è il lavoro sul prodotto, che è quello che magari si vede meno, certo, però che è un lavoro enorme che facciamo dietro. Ogni vino che ne consigliamo è stato un vino degustato e arrivato da un processo di selezione. Come noi, allora, devo dire che con la risonanza stampa che abbiamo avuto, molte cantine ci scrivono per proporre i propri vini. Noi abbiamo delle linee che sono quelle di prendere comunque cantine con determinate caratteristiche, quindi cantine piccole, quindi cantine non mainstream, cantine di nicchia, diciamo, ecco. Esatto, cantine di nicchia o comunque cantine che non hanno la forza, comunque no, per scelta non hanno voluto avere un brand di risonanza verso le masse. Queste cantine noi le prendiamo, di queste cantine ne scegliamo 10 a settimana. Queste 10 vini di queste cantine vengono degustati, una degustazione gratuita che noi facciamo una volta a settimana nei nostri uffici con 20 persone. Queste 20 persone sono i nostri sommelier, il 1 o 2 produttori di queste cantine, che sono in incognito, più tra le 15-16 persone, quindi le persone che restano, sono nostri clienti o persone che vogliono iscriversi alla degustazione perché sono curiose. Queste degustazioni sono tutte blind, quindi il vino non si conosce che l'etichetta del vino che si beve, e poi parliamo del vino. Ogni vino ha 5-10 minuti, perché le persone che sono lì parlano di questo vino, ci dicono che cosa pensano, ci dicono che carattere per loro ha questo vino. Non nego che molte volte ci sono delle situazioni non imbarazzanti ma simpatiche, quando magari il sommelier o le persone parlano di un vino con di fianco il produttore e non sanno che di fianco hanno il produttore. Però sì, questo ci dà modo di avere sempre dei vini su cui noi siamo sicuri. Vabbè, ma quello è il famoso discorso di avere una degustazione alla cieca, no? Tu non sai né che cantina né che produttore c'è, e quindi non venire influenzato. E ovviamente senza fare pubblicità, per l'amor di Dio, se io vedo che mi stanno versando, o a Dario sto versando un Biondi Santi, io vorrei vedere se Dario c'ha il coraggio di dire che non è buono. Esatto, assolutamente vero. A quel punto io so con certezza che si giudica esclusivamente il vino che sia nel bicchiere, perciò la ritengo una cosa molto giusta e anche molto veritiera a quel punto. Allora, Matteo, mentre ti ascoltavo, ovviamente sono andato sul sito vinoaporter.com, esatto, per fare il test. È la seconda volta che lo faccio, ovviamente, prima di sentirci ho studiato un po' il sito, a parte è fatto bene, ma tanto non ti sto a fare complimenti perché è evidentemente fatto secondo tutti i canoni, tutti i criteri di navigazione, insomma, a tutto quello che serve il sito, e quindi non ti faccio complimenti perché si vede che è stato fatto a moto. Ho fatto il test e mi consiglia due vini. Ora, a te forse non interessa, ma uno di questi due vini è il mio secondo rosso preferito. No, certo che mi interessa. Guarda, certo che ne ha circa 10.000 di rossi preferiti. Non è vero, io guarda, la mia classifica personale di rossi è Barbaresco e Pinot Nero. Bene. Quindi, Vino a Porter mi consiglia il Pinot Nero poi avete usato questa cantina che è impronunciabile, Pinot Nero Gurzan di Martini e Sean. Esatto. E poi c'è un Valcale più rosso cittivolese. E infatti, quindi complimenti, direi che funziona benissimo, e quindi
Certo, noi spereremmo anche, Luca mi diceva, guarda, senti se ti ci può fare una promozione, guarda Luca, non è educato chiedere. No, intanto volevo sapere, voi dove siete? Perché questo non l'ho chiesto prima, Luca, scusami. Luca mi chiedeva, voleva sapere qual è la